Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento degli ultimi preparativi prima della partenza per Berlino. Stiamo per andare all'IFA 2015, cioè la fiera internazionale dell'elettronica di consumo, l'evento più importante al mondo in questo ambito. Come di consueto Tutto Android sarà presente anche quest'anno con un bel numero di inviati. Ci saremo io, Michael, Emanuele e Alberto e cercheremo di darvi una copertura davvero completa e ricca di tutto l'evento, quindi non solo i classici video hands-on ma anche approfondimenti, focus, indietro le quinte, come è organizzata la fiera, gli stand, eccetera. Il nostro scopo del viaggio sarà proprio quello di portarvi con noi all'interno degli stand per farvi vivere quella che è l'esperienza molto molto bella che si può fare all'interno di questi grandi eventi, in questi grandi eventi. Quali sono quindi le modalità per seguirci? Allora, innanzitutto il blog, troverete la pagina dedicata a tuttoandroid.net/IFA2015 con un bel link in home page. Sempre in home, sulla colonna di destra, troverete il flusso dei contenuti pubblicati direttamente da noi inviati a Berlino. Invece sulla parte sinistra, al centro, insomma nel luogo classico in cui trovate le news su Tutto Android, troverete il flusso regolare delle notizie che ovviamente riguarderanno per buona parte anche i prodotti presentati all'IFA, quindi comunicati ufficiali, comunicati stampa, presentazioni, eccetera, tutte le curiosità e approfondimenti che scoveranno i nostri colleghi dall'Italia. La seconda modalità per seguirci è attraverso il nostro canale YouTube, dove troverete i video hands-on, i video più ufficiali, quelli che produrremo direttamente all'interno degli stand. Saranno video un pochino più snelli rispetto al solito, niente scheda tecnica e cose noiose, ma più che altro le nostre impressioni, l'ergonomia, i materiali, la qualità costruttiva, quelle che ci sembrano appunto le nostre sensazioni dopo alcuni minuti di utilizzo degli smartphone. In fin dei conti siamo ragazzi come voi, quindi se uno smartphone ci piace possiamo dirvelo francamente, se non ci piace allo stesso modo sapete che noi non abbiamo assolutamente peli sulla lingua. La terza modalità per seguirci è quella che è la vera novità del 2015, attraverso Periscope. Periscope è un'applicazione molto carina, la trovate sul Play Store gratuitamente, scaricabile gratuitamente. Dovrete poi registrarvi tramite il vostro account Twitter oppure tramite il vostro numero telefonico. Se siete registrati tramite l'account Twitter e siete nostri follower su Twitter, automaticamente diventerete anche nostri follower su Periscope. Se invece vi registrate tramite il numero di cellulare, dovrete cliccare nella barra di ricerca in alto e scrivere Tutto Android. Dopodiché diventerete nostri follower. Una volta follower sarà tutto molto semplice, riceverete una notifica ogni qualvolta che noi andremo ad avviare una trasmissione e potrete seguirci ovunque voi siate, quindi con tutta la comodità che è insita in Periscope. Andate veramente a provarla perché ne vale la pena. Utilizzeremo Periscope per video molto friendly, molto così tranquilli, in cui vi raccontiamo un po' quali sono le nostre esperienze a Berlino, anche per darvi le nostre prime impressioni usciti dagli eventi. Si sa che di solito al di là del prodotto gli eventi hanno sempre qualcosa di particolare da raccontarci, quindi magari come è stato organizzato, se c'erano aspetti particolari da sottolineare, aspetti positivi, negativi, se ci abbiamo capito qualcosa, se invece è stato un evento deludente. Vi parleremo di quelle che sono le nostre sensazioni appena finiti gli eventi e magari riusciremo anche a darvi qualche piccola anteprima direttamente durante l'evento, ma ciò dipenderà molto dalla possibilità di connessione veloce che avremo all'interno dei vari edifici che ospitano le presentazioni. Quindi seguiteci su Periscope, è davvero molto semplice, molto bello, è una maniera così carina per parlare con noi, interagire direttamente tramite la chat e vi risponderemo sicuramente. Al di questo potete farci veramente chiederci qualsiasi cosa, tutte le nostre curiosità, le vostre curiosità. Infine faremo anche gli hangout, quindi non vi mancherà nulla, faremo 3 hangout, il primo dopo il primo giorno, il secondo alla fine del secondo giorno di eventi, quindi in particolare mercoledì e giovedì, e infine faremo un hangout poi conclusivo. Comunque troverete davvero tutti i dettagli sul nostro sito. Bene, direi che per il momento è tutto, finisco di mettere in valigia tutta la nostra attrezzatura, avremo davvero una valigia piena di cose per darvi un servizio anche di qualità, questo sarà il nostro obiettivo sicuramente. Per il momento vi saluto a Berlino, ciao da Matteo e dal team di Tutto Android.